critica, ecco, traffico e salute. Il problema del traffico di prossimità o di vicinanza è una materia che da noi è totalmente nuova, o quasi. Sinceramente, sono pochissimi gli studiosi di questa materia a fronte di dati, di letteratura che hanno più di 20 anni. I primi studi molto belli del gruppo di Brunecreff del 99 che hanno dimostrato che chi vive vicino a una strada molto trafficata, per molto trafficata si intende un'arteria, un viale, una tangenziale con più di 20.000 passaggi al giorno, ha un rischio di malattie respiratorie e cardiovascolari molto maggiore che invece vive lontano, ma vuol dire 500 metri distante, quindi in una zona lontana da queste arterie trafficate. Cioè, Ross Anderson tanti anni fa ce l'ha spiegato. Se siamo esposti a fattori di rischio di questo tipo, andiamo incontro ad un invecchiamento piano piano precoce. Se non ci fosse questo problema e vivessimo in montagna, in una montagna dove è pulita, dove l'inquinamento quando Milano è 50, magari là è 20 o 10 micrometri al cubo, saremmo sicuramente un pochino più sani, un po' più solidi. Questo, ecco, è importante. Buongiorno, dottor Giovanni Vernizzi. Buongiorno. Ci descrive, diciamo, l'esperimento che faremo tra un po'. Sì, volentieri. Si tratta di cercare di capire che fine fanno le polveri sottili che noi respiriamo. Noi nel nostro laboratorio 3 anni fa abbiamo messo a punto uno strumento che permette di misurare in tempo reale le concentrazioni di polveri submicrometriche, ci riferiamo a quelle in questo caso da 0,3 a 1, 0,3 micron a 1 micron, che sono polveri che danno, che danno conto soprattutto delle particelle da combustione e quindi sono rappresentative dell'inquinamento urbano. Le polveri sottili, in questo caso submicrometriche, sono equiparabili, diciamo, a polveri che hanno dimensioni da 0,3 micron, quindi 300 nanometri, fino a 1 micron, e sono polveri che riescono a penetrare l'albero respiratorio fino a raggiungere i bronchioli e anche gli alveoli. Non sono le polveri ultrafini, che sono quelle che invece riescono a traslocare, a passare nel sangue, ma si avvicinano molto per pericolosità perché riescono, a queste polveri submicrometriche, ad arrivare fino in periferia, a pervadere tutto il polmone. È molto interessante sapere come si comporta il nostro polmone quando noi respiriamo una carica di particelle inquinanti che sono tossiche per definizione, perché le particelle che noi respiriamo e che troviamo nell'aria, specialmente delle grandi città, sono particelle che derivano dai processi di combustione. Specialmente in questo caso noi ci troviamo qui in Piazza Argentina, a Milano, una bella giornata, ma a circa 10 metri da centro strada, in un giorno tranquillo, dopo in un tutto, giorno anche tranquillo, ma quasi diciamo festivo, perché siamo il 26 aprile, diciamo, le scuole sono ancora chiuse, quindi certo, abbiamo un traffico non basso in c'è città. traffico altissimo, però siamo sempre in Corso Buenos Aires, che è una grande arteria. Corso Buenos Aires non ha limitazioni al traffico in questo momento, perlomeno, e quindi rappresenta sempre un'arteria ad alta intensità di traffico, cioè con più di 20.000 passaggi di autoveicoli e motoveicoli al giorno.
sarà importante, adesso interessante, vedere come si comporta innanzitutto la registrazione dell'aria ambiente. Cioè, partiamo dall'esperimento e con questo studio, che è proprio un piccolo studio sperimentale che faremo insieme a te oggi, e mi fa molto piacere poter diffondere questo tipo di dotazioni scientifiche che il nostro laboratorio ha. Quindi partiamo dalla misurazione della concentrazione di particelle su micrometriche nell'aria che respiriamo. In questo momento, Ario... Parco verde. Ecco, il valore che abbiamo visto delle polveri sottili, diciamo le polveri che chiamate submicrometriche, perché appunto vanno al di sotto del micron, quindi del micron che è un milionesimo. Un millesimo di millimetro. Quindi un milionesimo di metro. Ok, ecco, quel valore 10 alla 4, quindi 10 alla 4 sarebbe 10.000 particelle per litro. Per litro, ecco, in un'area verde di montagna. A quanto si misurerebbe? Abbiamo fatto delle registrazioni, delle analisi proprio in montagna, e siamo riusciti a vedere anche situazioni con un numero di particelle non di 10.000 come qui, ma di 1.000, anche di 500. Dipende molto soprattutto dai venti e dalla lontananza dal traffico, e non c'è dubbio. Quindi che a grandi linee un decimo si misura facilmente, a questo anche in un parco urbano o da verificare? In un parco urbano, per quanto riguarda le particelle nanometriche, ma non con questo strumento, con altri strumenti, è possibile arrivare a differenti rapporti di questo genere. E quindi circa un decimo del valore che stiamo misurando in questo momento. Assolutamente. Perfetto. Siamo contento a Chioli, sì. All'interno del cenacolo. All'interno del cenacolo raggiungiamo la qualità dell'aria in termini di numero di particelle per litro da 0,3 a 1, inferiori a 500. Ah, ecco. Con un PM10 che di notte va al di sotto di un micrometro. Grazie a che cosa? Come mai succede questo? Che all'interno del cenacolo di Leonardo a Milano abbiamo un'aria così buona? Beh, perché ci sono dei sistemi di ventilazione con dei filtri assoluti che hanno lo scopo di preservare un capolavoro mondiale e un'opera d'arte insuperabile, e quindi i cui costi sono giustificati. Dai, ci siamo! Ecco, possiamo seguire quest'altro esperimento da parte di una signorina che si è prestata per fare questo esperimento. Adesso 1, 2, ecco Felice prima. Ecco, ritorniamo a vedere l'andamento dell'aria che è stata prima misurata, esterna era questo, e adesso abbiamo avuto una fase di espirazione che però non è venuta molto bene. Comincia solamente adesso con qualche incertezza, direi che forse sarà meglio riprovarla, però in qualche modo, visto che è la prima volta, in qualche modo si può vedere quanto l'aria espirata era molto, molto meno inquinata, con concentrazioni di polveri molto più basse. C'è un'altra volta? Sì. Ecco, adesso sì. Ecco, lo ripetiamo, adesso sta espirando di nuovo, ecco, va molto bene, in questo modo comincia a essere avere più confidenza con questo tipo di espirazione. Si vede che progressivamente l'aria che proviene dai polmoni viene analizzata e contiene una concentrazione molto inferiore di particelle, specialmente l'ultima parte dell'espirazione, rispetto alla background, che era quella dell'aria ambiente. Quindi anche in questo caso è confermato che
nostri polmoni trattengono circa il 50% delle polveri che respiriamo. Quindi l'aria che buttiamo fuori è più pulita dell'aria di montagna? Direi proprio di sì, perché arriviamo dal punto di vista ovviamente delle particelle submicrometriche. È più di un ordine di grandezza. Certo, sono quasi 10.000, sì, siamo 100 volte inferiori. Certo. La puoi andare a vedere i numeri? Si possono vedere anche i numeri. Possiamo vedere i numeri esattamente, per esempio qui, ecco qua, e poi devi trovarli, sì. Oh, ma andiamo in fondo, devi scorrere il cursore, deve essere qui, quindi sono 7.000, 8.000, e arriviamo, ecco qui il punto in cui possiamo vedere, c'è stata una diminuzione delle polveri progressiva che è portata poi a 5.000, 4.000, 2.600, l'ultimo respiro, che è quello alveolare che ha fatto la nostra assistente, ha portato un valore di 115 particelle di polvere nei confronti degli 9.000 iniziali per litro, quindi c'è una riduzione, cioè il respiro che proviene dalle parti più periferiche dei polmoni è praticamente privo o quasi di particelle.